Una serata di grande suggestione, la squadra biancazzurra è stata ufficialmente presentata in una location unica nel suo genere, la Valle dei Templi. La Fortitudo a Moncada Grigento ha dato il via alla nuova stagione agonistica, all'appello tutti, dirigenza, staff, tecnico e squadra. Emozioni e nuove vibrazioni per una serata speciale, si rompe con le tradizioni del passato. E come l'anno zero, avendo però l'esperienza degli anni passati, sono molto contento perché stiamo iniziando a rivivere delle situazioni proprio ecco, come se stessimo seminando no nuove situazioni, nuovi rapporti e soprattutto mi riferisco tutta alla parte tecnica, agli atleti e questo sicuramente dà degli stimoli diversi ed è quello che, per cui quest'estate sono stato così un pochettino, volevo rompere un pochettino delle abitudini che avevamo costituito ed era giusto ripartire in modo diverso anche per provare nuove emozioni. Al suo settimo anno in biancazzurro, Franco Gianni è pronto a dare il via a una nuova stagione. Una stagione di grande lavoro, forse in certi momenti con un po' di sofferenza, di grande impegno, dalla quale tirar fuori il massimo e il meglio di quello che sarà possibile con una squadra giovane che dovrà migliorare di domenica in domenica e dovrà metabolizzare le caratteristiche di questo campionato settimana dopo settimana. Stanno lavorando molto bene, stanno andando con grande impegno, per cui ecco, sappiamo di dover stare in trincea con l'elmetto e il filo spinato, però sappiamo anche che da questa trincea dobbiamo saper ottenere dei risultati importanti. La serata è stata scandita da progetti e nuove ambizioni. All'evento il commissario straordinario dell'ente parco Bernardo Campo ed il presidente Giuseppe Parello. Sì, siamo stati ben felici di accogliere la richiesta del presidente della Fortitudo di tenere a battesimo questa squadra, che è molto importante per lo sport agrigentino. È una delle eccellenze che abbiamo qui ad Agrigento e non poteva che tra le eccellenze essere qua presentata alla Valle dei Templi. E tra l'altro lo sport è una qualcosa che ci hanno tramandato i nostri antenati, ci hanno tramandato chi ha costruito questo splendido scenario, per cui diciamo, non poteva che essere questa location per tenere a battesimo questa squadra. Agrigento ha abbracciato la Moncada, squadra di giovani che ha voglia di emergere. Non sono mancati però i saluti della vecchia guardia di Kevin Martin e Giancarlo De Simone. Ad ogni atleta è stato donato un braccialetto portafortuna con una frase di Michael Jordan. L'evento è stato presentato dalla giornalista Marcella Lattuca.